Allora, ragazzi, sto registrando. Mi sembra che stia registrando. Buongiorno a tutti, scusatemi, ma sono le 8 di mattina. Allora, ho voluto fare questo video perché approfitto, perché penso che potrebbe essere buono per tutti quanti. Allora, normalmente noi quando dobbiamo prendere un video, per esempio da un DVD, quello che io mo sto facendo in questo momento, scusate, mi volevo prendere il... Allora, questo qua per esempio è un mio viaggio del 2007 che nella videoteca ho fatto duplicare in DVD ed ho conservato. Però se dovessi passare queste immagini dal DVD, parliamo di DVD, noi dovremmo prendere delle apparecchiature tipo Elgato per chi ha il Mac, oppure TerraTech, oppure quei video converter della PlayStation, no? Che prendono unito per esempio al videoregistratore con cavetti USB, eccetera, e loro ci passano il video sul computer. Però oggi esiste un sistema per convertire, parliamo però di DVD e non di cassette 8 mm. Le cassette 8 mm purtroppo dovete fare lo stesso servizio con Elgato o TerraTech, purtroppo è così. Però per quanto riguarda il DVD, quindi o questi o i film o i DVD per esempio. Per esempio i DVD quelli là turistici, no? Allora, oggi c'è il sistema di farlo direttamente al computer e la cosa bella è che io già ho provato diverse a duplicare diversi DVD e la taglia esce 1280x720, ma non solo, che questo sistema praticamente te lo aggiusta. È vero che ti fa uscire la taglia più grande, però ti aggiusta veramente tutto il video con i colori, lo fa tutto lui in automatico. È straordinario. L'ho preso, costa una trentina d'euro ed è veramente straordinario. Lui ti converte tutto e in questo momento state vedendo proprio l'operazione perché ho inserito questo video che io poi vorrei inserire su Telegarage Mare Viaggi. Ecco qua, vedete, in questo DVD sono presenti quattro video e ho fatto la conversione praticamente in MOVI 1280x720. Per Windows, per esempio, potete fare AVI. E quindi è veramente straordinario, credetemi, il programma in questione è questo, AMR Soft Video Converter, sarebbe questo qui. È troppo bello, non solo vi fa questo servizio, che vi passa qualsiasi tipo di DVD che esiste sul pianeta a computer, ma fa anche un'altra cosa, cioè i video da YouTube. Quando voi avrete questo programma, direttamente quando andrete a guardare il video di YouTube, fuoriesce download e basta cliccare e il programmino si prende il video direttamente e ve lo converte direttamente senza fare nessun tipo di operazioni, niente, una cosa veramente straordinaria. Veramente vi consiglio a tutti di prenderlo perché sia per Mac che per Windows vi consiglio veramente a tutti perché è straordinario. Questo fatto poi su YouTube, adesso in questo momento non c'è YouTube per farvi vedere, in questo momento cioè fino adesso ho aspettato. Non abbiamo dei problemi di internet, credo. Vedete? Non ho
Non ho accesso a internet per far vedere come funziona. Voilà. Quindi in questo momento non ho accesso a internet. Però è troppo bello perché quando voi vedete un video YouTube, sopra al video, soprattutto esce download, voi premete e lui vi prende il video direttamente e ve lo converte. Però questo fatto dei video, voi immaginate che questo qua, nonostante sia DVD, nonostante che sia DVD, questo qua è un video presa da una cassetta 8 mm passata a DVD, quindi vi lascio immaginare, no? E i video alla fine che vengono convertiti sono veramente una figata, cioè sono proprio belli come escono. Quindi vi consiglio di prendere lo sto programmino, una trentina di euro, penso qualcosina in più, però comunque si comprano tante stronzate. Voi non avrete più i problemi di mettere tutti questi fili, convertitore, Terratech, bla bla bla, e potete prendere poi tutti i video e ve li fa uscire proprio una bellezza. Quindi non solo, poi converte anche in diversi formati, MOV, 3D, tutto, cioè tutto quello che riguarda la conversione dei video. Ed è veramente straordinario, credetemi. Allora, ciao ciao a tutti. Mo per esempio questo qua, questi video hanno la taglia, questo per esempio è un video che di 2,7 GB, viene a uscire un video da 1,7 GB. Quindi magari dopo il video lo conserverete in un'unità esterna come questo e ve lo lavorate piano piano, magari prendendo in Movie o prendendo qualsiasi altro programma per modificare praticamente i video. Veramente ve lo consiglio, prendete. Ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggio per il canale Blue Green Screen. Ciao ciao. È venuta spontanea. Ah.